Ciao a tutti gli amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo in show delle redazione la nuovissima Cooler Master Master Keys Pro L nella versione variante Nvidia Edition commercializzata da pochi mesi in Italia. È un modello realizzato in collaborazione appunto con il brand californiano Nvidia. Si caratterizza soprattutto per una redimensione completa anche per singolo tasto a LED verdi. Partendo dalla confezione, troviamo una classica confezione di cartone molto elegante, grazie a una colorazione di colore nero e con qualche riflesso color argento del logo della Cooler Master. Nel lato inferiore troviamo due adesivi che ci ricordano la presenza di Cherry Mix Red, quindi indicati soprattutto per i videogiocatori, e del layout di digitazione italiano. Nel retro della confezione non troviamo alcuna immagine illustrativa, informazione o caratteristica, è semplicemente un classico sigillo in plastica che preserverà il contenuto e l'integrità del prodotto stesso. All'interno della confezione troveremo la tastiera avvolta in una classica sacca in tessuto traforato che ci permetterà anche di proteggerla quando non dovremo utilizzarla o eventualmente trasportarla a qualche LAN party. Un classico cavo USB rivestito in treccia di tessuto con connettore micro USB, entrambi i connettori sono placcati oro e un cavo removibile e quindi, come abbiamo già detto, ci permetterà di sfruttare al meglio la Master Keys Pro L anche per eventuali tornei. A seguire troviamo un classico estrattore di caps per agevolare l'estrazione di ogni singolo caps e pulire meglio la tastiera eventualmente dovesse accumularsi davvero tanta sporcizia. Un classico manuale di istruzioni, classico anche del modello Pro L, quindi del modello che abbiamo già analizzato. Ed infine troviamo la Cooler Master Master Keys Pro L Nvidia Edition. Come possiamo osservare, il design è sempre molto classico ed elegante, grazie a una colorazione full black sia dello chassis sia dei caps. Possiamo già intravedere qualche piccolo dettaglio a richiamare appunto il brand Nvidia, come appunto la scritta GeForce GTX con un motivo esagonale astratto sulla barra spaziatrice. Un altro è presente in parte sul tasto Enter, e un altro, come possiamo osservare, sul tasto ESC, che rappresenta appunto il nuovo logo del brand californiano. La tastiera è dotata di layout italiano, digitazione italiano, come osserviamo. È caratterizzata sempre da tasti a duplice funzione che ci permetteranno di personalizzare l'illuminazione, la ripetizione dei tasti del singolo tasto, quelli là per attivare, disattivare, per registrare, scusate, cancellare le macro, disattivare tutti i tasti, quindi la classica game mode, a seguire i tasti multimediali, i tasti profilo che sono come sempre 4, altri tasti per la gestione dell'illuminazione, degli effetti di illuminazione basati sempre su una redimensione a singolo colore e di colore verde. Passiamo nel retro della tastiera, dove osserviamo il classico layout e design. Al centro il logo della Cooler Master si è rigrafato sulla scocca inferiore dello chassis. Troviamo classica canalina che ci permetterà di organizzare meglio il cavo sulla nostra scrivania o piano di lavoro, quindi potremo portare il cavo verso lato, verso destra o verso sinistra. Classici piedini in plastica che potremo aprire per rialzare un minimo la tastiera, agevolare sempre la digitazione, eventualmente le sessioni di gioco, piedini con un inserto in gomma, ed eventualmente non volessimo usufruire dei due piedini in plastica, avremo sempre quattro piedini di forma rettangolare, due nella parte inferiore e due nella parte superiore. Come possiamo osservare, troviamo anche il connettore. L'ingresso per il connettore micro USB nella parte quasi centrale della tastiera, e tornando nella parte frontale, possiamo, rimuovendo il caps con il logo della Nvidia, osservare lo switch Cherry Mix Red con relativo LED nella parte superiore che si illuminerà del colore verde.
Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.extremehardware.com, dove troverete ulteriori immagini, i nostri test, le nostre considerazioni e soprattutto diverse immagini della retroilluminazione di colore verde e degli effetti possibili con questo nuovo modello, che nuovo modello è inteso come nuova versione. Con questo è davvero tutto, un saluto a tutto lo staff.